Cari amici della città dei Balocchi, buongiorno. Sono Adriano Giudici della famiglia Comasca e oggi vi leggerò alcuni pezzi tratti da un libro da noi pubblicato 3 o 4 anni fa. Il libro è questo. Noi c'eravamo. Sono piccoli episodi autobiografici di un passato non lontano, che pare lontanissimo, ma che comunque fanno parte della storia di ognuno di noi in una Como diversa da quella di oggi. Era la Como che va dal più o meno dal 1956 alla fine degli anni 60, per la precisione al 1968, anno famosissimo. No? Parto leggendo una poesia che è la sintesi di quel tempo un po' più sereno rispetto a quello di adesso, soprattutto per noi che avevamo dagli 8 ai 20 anni, è intitolata Felicità. È una poesia in dialetto. Io non è che sono un grande campione nella lettura del dialetto, ma questa poesia fatta dal mio socio, da un mio amico, la conosco, l'ho interiorizzata, per cui la riesco a leggere senza troppe difficoltà. Felicità. N'avea già ca, n'ha curtu una ringhera, la vus della mia mamma drea cantà, un biscottino in buca, quanghe nera, e gede un bagai, felicità. L'accontentarsi, non dico del poco, ma praticamente di niente. Letta la poesia che sta a essere introduttiva, vi leggo un primo raccontino che è intitolato La cucina economica. Molti di voi nati nelle agiatezze degli appartamenti con riscaldamento centralizzato non sanno che è la cucina economica. Adesso ve lo racconto. Il massimo risultato con il minimo spreco. Forse era per questo che veniva chiamata economica. Scaldava l'ambiente e con il tubo di scarico, il canun della stua, anche le stanze attigue. Aveva un corrimano su cui appendere asciugamani e strofinacci e, attaccate alla parte verticale del cannone, delle piccole aste estensibili a raggiera che potevano accogliere un piccolo bucato steso ad asciugare. Aveva un forno piccolo e uno grande, lo scaldavivante e un serbatoio che dava acqua calda, la caldera. La piastra di appoggio per le pentole era un insieme di anelli concentrici in ghisa. Questo consentiva di mettere sul fuoco sottostante pentole delle più svariate dimensioni, dalla cucuma per il caffè al paiolo per la polenta. Insomma, era nel suo piccolo una chicca di ingegneria. Bruciava la pattumiera e i rifiuti ingenui. La cenere che si formava come residuo della combustione veniva utilizzata come fertilizzante per i fiori e le piantine in vaso che in casa e sui davanzali non mancavano mai. Alla fine della cena si mettevano sul piano rovente della stufa le bucce di arancio o di mandarino e queste, piano piano, abbrustolendosi, liberavano un delicato aroma che si diffondeva in tutta la cucina. Era un sistema chiuso a recupero integrale e quindi a spreco zero. Ora, certamente, è tutto più semplice. Per avere un po' più di caldo basta alzare leggermente il termostato del calorifero. Provate voi a mettere sul calorifero una grigliata mista, dei panni ad asciugare, la cucuma del caffè, le bucce di mandarino, quattro piatti ad asciugare e un bel sacchetto di rifiuti.